Allora, dunque ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo di campionato Under 16, quarti di finale. La Juve che c'entra, un'altra semifinale. Dopo la primavera che ha eliminato la Roma, dopo la primavera femminile, anche se non è ufficiale, ma con il 14-0, la vittoria per 14-0 a Vinovo sarà quasi impossibile per l'amicizia Lagaccio domani ribaltare il risultato. E dopo l'Under 15 che ha buttato fuori il Milan recuperando la sconfitta di Milano vincendo 2-0 a Vinovo, l'Under 16 conferma il suo passaggio del turno. Aveva vinto 4-0 a Novarello, quindi insomma era anche un po' difficile che il Novara riuscisse a recuperare, però il calcio giovanile è molto strano e a volte si vedono di queste partite rocambolesche. La Juve vince per 2-1, le reti di Poppa nel primo tempo, ha pareggiato poi il Novara, al primo tempo è terminato 1-1, dopodiché è arrivato il 2-1 di Nikola Sekulov, che non era partito dall'inizio, ma che è entrato a partita in corsa e ha trovato il gol del 2-1. Insomma, molti giocatori che giocano in Under 16 sono giocatori che hanno vinto l'anno scorso il campionato Under 15, quindi giocatori sicuramente che sanno che cosa vuol dire giocare questi playoff e a questo punto anche queste Final Four. E niente, dunque, è un gran risultato, un gran risultato perché ci avrei messo la firma, speravo che almeno una, parlo di un mese e mezzo fa, potesse entrare nel Final Four tra Under 15, Under 16, Under 17. Addirittura ci troviamo con due sicure e una che domani si giocherà la partita con l'Inter, però partendo da un 4-2 al Campus Uning, quindi insomma c'è una buona possibilità di fare un filotto importante. Come avrei messo la firma ad avere le squadre primavera entrambe in semifinale, anche se questo ovviamente era più complicato in quanto la primavera era arrivata sesta nel girone e nel campionato, quella maschile, e quindi insomma, non dava l'idea di poter, non sembrava potesse farcela. Invece ha fatto due grandi partite con la Roma e ha ottenuto questo passaggio alle semifinali. La femminile domani gioca a Genova contro l'Amicizia Lagaccio. Credo che, ripeto, ancora sarà una formalità, più che altro una formalità. Credo che le ragazze vorranno vincere anche lì per far vedere la loro superiorità e poi affronteranno la vincente di Inter femminile AGSM Verona. Consideriamo che la Inter femminile ha vinto la prima partita 1-0, quindi non escludo un Inter Juve anche in semifinale di campionato femminile, anche se l'Inter femminile non è quella, come posso dire, non è l'Inter Football Club, ma è un'associazione a parte. E dunque, quindi grandi risultati per la Juventus Youth. Ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento, domani farò il video post Juventus Inter Under 17 po e post Amicizia Lagaccio Juventus Women Primavera. Li farò tutte e due, quindi vi do appuntamento a domani e ovviamente continuate a seguirmi. Io vi saluto e do appuntamento ai prossimi video. Ciao!